tutti, ciao a tutti, siamo qui in questo piccolo video in cui parliamo appunto della giornata di oggi, sabato 11 giugno, in cui abbiamo partecipato a questa conferenza in compagnia di Antonio Cianci della Cattafilm. Compagnia di Antonio Cianci della Cattafilm. Sono tutti ormai, esatto. Abbiamo partecipato a questa conferenza sull'argomento appunto cinema contro videogiochi. È stata fino adesso una giornata intensa ma soddisfacente. Qui appunto abbiamo parlato di estensivamente di un argomento interessante. Ognuno ha fatto il proprio intervento parlando delle proprie pellicole, delle proprie appunto micro argomenti legati. Io per la grande sfortuna, House of the Dead e Alone in the Dark è stata una cosa, diciamo, che in questo caso appunto parlando di football ha fatto piovere letteralmente, sì. E quindi insomma, ma al di là della pioggia siamo riusciti a sopravvivere, siamo stati temerari e siamo riusciti a portare a termine la conferenza nel migliore dei modi. E è stata una giornata comunque molto soddisfacente, è stato davvero interessante, tutti comunque, c'è stata anche molta interazione da parte del pubblico che comunque ha dato un suo feedback, un suo ascolto, quindi è stato soddisfacente anche in questo senso. E comunque per il resto, a parte eventi atmosferici a caso, tutto si è svolto nel migliore dei modi, quindi promossa la giornata di oggi, questo un bel fine settimana scoppiettante un po' per tutti. Il suo sorriso laconico che proprio nasconde pensieri. Allora, che dire del Chip Comics and Games? Ripeto tutto quello che ho già detto prima, se volete. Faccio una modalità per due. Se vuoi raccontaci una barzelletta. Dovremmo intervistare Vero, in realtà. Ah, Vero? Stiamo aspettando. Oppure la femmina del gruppo, che è la femminazza del gruppo, che non si fa viva e dobbiamo raccattarla su. Siccome raccattafilm è il mio mestiere, adesso io mi cimento alla ricerca della... Siccome tu raccatti film, è attrice, le cose combaciano perfettamente. Adesso si parte alla ricerca di Veronica e passo la palla. Alla ricerca di Vero. Alla ricerca di Vero. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo reportage di...